eppure continuavo ad andargli incontro. Avvocati, io vi ho scelto mica perché siete il più bravo avvocato. Vi ho scelto semplicemente perché voi state inguaiati. Ti sei dato con la testa nel muro, papà. Di chi si è innamorata la vostra ragazza? Sta con una fognatura d'uomo. Ti devi fidare di me, che spacci in mano. Se non ha piacere della mia presenza, me ne posso pure andare. Perez e Montalbano, due personaggi controversi, cosa significano per lei e chi sono? Ma parliamo di Perez, che voglio dire, è nato adesso e mi sembra che sia andato molto bene. Insomma, il primo weekend è andato benissimo, ci sono dei grandi riscontri di pubblico, la gente che è andata a vederla sta facendo passare il passaparola, quindi diciamo che è una scommessa vinta da Edoardo, che ha voluto fortemente questo film, che è riuscito poi a metterlo in piedi in pochissimo tempo. Per me è un'esperienza straordinaria, sia da un punto di vista umano che professionale. So che si dice sempre così, soprattutto dell'ultimo film o dell'ultima fatica che uno affronta. In questo caso è veramente un film che io ho amato molto e non posso raccontarti il piacere nel vedere che il film piace più al pubblico di quanto sia piaciuto a me farlo, quindi è una grandissima soddisfazione. Magari possiamo in futuro vederla dietro una macchina da presa? Ma dietro una macchina da presa spero, poi vedremo, insomma, la vita riserva sempre delle belle sorprese a volte. Sai, coprodurre un film del genere per me è stata un grande divertimento e anche per me una scommessa vinta, nel senso che io sono cresciuto a film d'autore, però se mi dovevo immaginare le vesti di un produttore mi sarebbe piaciuto produrre un film d'autore che però parlasse alla gente, cioè che non fosse solo una cosa per poche elite, e devo dire che in questo Edoardo è riuscito perfettamente, perché questo è un film, è una visione personalissima di un autore sul mondo, ma è anche un film che prende lo spettatore allo stomaco e lo lascia solo alla fine, però mandandolo a casa con un qualcosa dentro, perché io dico sempre che c'è un Perez in ognuno di noi. Il film è ambientato a Napoli, una città particolare, controversa a suo modo e spesso raccontata per cronaca. Lei ha un rapporto particolare, è sposato una napoletana. Cosa ne pensa di questa città? Qual è la sua opinione? Guarda, non ti rispondo direttamente, ti dico solo che negli ultimi 10 anni a me Napoli mi ha dato le più belle cose della mia vita, mia moglie, mia figlia che comunque è mezza napoletana, e poi dulcis in fundo questo film che, come dicevo prima, per me è stata una grande esperienza professionale, quindi che non posso che pensarne bene. La paura ti sta fottendo un'altra volta. Io sono innocente. Tu sei la ditante a casa mia. Non lo so dove andare. Ti chiedo qualche giorno. Tu non l'hai proprio capita la merdosità di questa situazione, eh? Perez, o fai o ti fanno. Non ci riesco! Lei ha ambientato questo film nel centro direzionale, un'ambientazione atipica per quella che è Napoli di solito. Sì, cercavamo il luogo giusto per raccontare il sentimento di distacco rispetto alla propria esistenza che il personaggio Perez viveva. E soprattutto cercavamo un posto dove le architetture e i materiali freddi e duri delle architetture facessero attrito con i corpi molli degli individui. E l'abbiamo trovato nel centro direzionale. Ma da dove nasce questo soggetto? Dove nasce il personaggio di Perez? C'è da dire che il personaggio di Demetrio Perez è stato costruito con l'attore Luca Zingaretti a partire dalle primissime fasi della costruzione del racconto. La firma di Luca va in calcio a questo personaggio a fianco alla mia a pieno titolo. E insieme abbiamo indagato in un sentimento, soprattutto un sentimento di insoddisfazione, un sentimento di frustrazione di individui validi che abbiamo visto dare tanto alla società e non ottenere niente in cambio. A partire da questo l'abbiamo indagato, l'abbiamo trovato nelle maglie materiche e umane del tribunale e abbiamo costruito un personaggio che fosse la quintessenza di questo sentimento. Però non vorrei che ci fossero fraintendimenti in questo, la mollezza del personaggio è solo il punto di partenza, questa in realtà è una storia di rinascita e di riscatto. Elpidio Iorio, responsabile dell'evento questo pomeriggio a Sant'Arpino al Cinema Teatro Lendi, in una rassegna collaterale al Pulcinella Mente. Sant'Arpino è abituato a grandi nomi grazie al suo impegno. Intanto grazie per la domanda che mi fa, perché mi dà l'occasione di parlare appunto di Pulcinella Mente, che è la rassegna di teatro scuola che è giunta ormai alla 16ª e mezza edizione, in quanto già siamo
proiettati sulla 17ª edizione che si terrà a maggio prossimo. A maggio scorso abbiamo avuto appunto la 16ª edizione. La formula dello scorso maggio che abbiamo inaugurato è di fare eventi anche al di là del periodo di maggio canonico della rassegna, cioè ospitare appunto artisti, creare occasioni di dibattito sempre legati ai temi dell'arte, della cultura, dello spettacolo. Nell'ambito appunto di queste iniziative abbiamo avuto la possibilità di condividere con il regista Edoardo De Angelis, nostro amico e nonché regista di questo film Perez, abbiamo la possibilità di appunto di, dopo qualche giorno dall'uscita, di fare a Sant'Arpino questa proiezione con i diretti protagonisti del film. Perché? Perché dicevo appunto Edoardo De Angelis, che è una persona generosissima, oltre che uno straordinario regista, tra le promesse del cinema italiano, ha fatto un percorso insieme a Pulcinella, così come anche altri protagonisti di questo film, ad esempio Filippo Gravino, che è lo sceneggiatore, ad esempio Marco D'Amore, che è il coprotagonista, e lo stesso Zingaretti, in qualche modo io dico che ci è familiare, perché abbiamo avuto la possibilità di premiare Andrea Camilleri e, trascorrendo un pomeriggio meraviglioso con lui, ci ha raccontato una serie di aneddoti, per cui in qualche modo questo straordinario attore, questo straordinario artista italiano ci era già in qualche modo familiare. Diciamo, una serie di componenti che non potevano inserirsi nel percorso di Pulcinella e che, ripeto, non risparmierà altri appuntamenti da qui a maggio, e poi a maggio la 17ª edizione. Qualche anticipazione? Credo, noi il problema nostro è che siamo arrivati veramente a dei nomi importanti, sia dal punto di vista istituzionale, artistico. Ricordo, da ultimo abbiamo ospitato il presidente Grasso, la seconda carica dello Stato dal punto di vista istituzionale, e anche dal punto di vista artistico abbiamo bei nomi nel nostro curriculum, nel nostro percorso. Dal punto di vista delle anticipazioni, noi posso dire che stiamo già avendo a che fare in questa fase con importanti nomi dello spettacolo, della cultura. Mi risulta complicato fare qualche anticipazione per non bruciare, però posso dire veramente che avremo la possibilità di ospitare qua un premio Oscar e altri importanti attori e registi, esponenti di primo piano della letteratura italiana, addirittura qualcuno in procinto di essere candidato al Nobel, per cui insomma, veramente non risparmieremo dal punto di vista della qualità. Il tutto, mi sia consentito aggiungere, sempre con pochissime risorse, perché voglio anche sottolineare che per esempio questo stesso evento è realizzato praticamente con fondi esigui, praticamente con un costo pari allo zero.